Dottor Travo, il primo forum del legno arredo, un forum che è stato strutturato con numerosi workshop tematici proprio per rispondere alle esigenze delle imprese. Qual è da imprenditore il suo giudizio di questa giornata? Beh, indubbiamente positivo, perché dà l'opportunità di approfondire vari argomenti che non sempre si ha l'opportunità nelle nostre riunioni di poter avere. Si incontrano personaggi anche di diversi settori della filiera legno, e quindi una cosa, diciamo, molto più pratica, direi, rispetto al passato, è sicuramente più interessante, formativa e anche un momento di aggregazione più interessante che non sinceramente nel passato, dove andavamo a un'assemblea dove si ascoltavano alcuni dati, diciamo, di base, ma poi insomma stringi di pratico o di incremento di informazioni non ne avevamo, ecco. Quindi secondo me questo è indubbiamente un miglioramento verso i propri associati della Federlegno, un fatto di opportunità, di conoscenza e quant'altro, ecco. Soprattutto in un momento di mercato non facile. Beh, preferivo una domanda di riserva sulle condizioni del mercato attuale. Comunque, per fortuna che si parla di prospettive future, come giustamente si deve fare, e non del passato o del presente, perché dobbiamo guardare avanti. Guardando avanti non possiamo che essere ottimisti, perché altrimenti se facciamo una fotografia della situazione attuale penso che saremo molto, tutti molto depressi.